andiamo avanti. Queste cose che io vi sto dicendo diventano importanti a misura che cresce la velocità. Quindi se noi insegniamo ai nostri ragazzi a controllarle già quando corricchiano, si riscaldano, è più probabile che poi quando faranno delle esercitazioni più dinamiche di corsa avranno costruito un minimo di controllo che possono trasferire in un'attività dinamicamente più elevata, capite? Avete detto i polpacci, no? Avete sentito i polpacci? Sì, adesso? Sì, sì. Guardate, nella corsa, più aumenta la velocità e più questo movimento qui, cioè stiramento eccentrico della muscolatura posteriore della gamba, il polpaccio cosiddetto, stiramento, accorciamento, è determinante per la propulsione. Perché più si va piano, più sono questi muscoli che sono determinanti. Più aumenta la velocità per mantenere la velocità lanciata, soprattutto nelle discipline di velocità, è importantissimo. Quindi, ma anche nelle discipline di mezzo fondo, anche addirittura nella maratona, il rendimento meccanico della corsa aumenta enormemente quando noi sfruttiamo le potenzialità di tutta la catena muscolare dell'arto inferiore. Quindi imparare a correre bene e soprattutto a sfruttare lo stiramento e accorciamento della muscolatura del polpaccio è fondamentale. Tanto che voi avete fatto un giro, avete avvertito indolenzimento. Perché? Perché vuol dire che normalmente voi non li utilizzate per correre, cioè quella muscolatura non contribuisce alla vostra propulsione. Capite? E quindi con i ragazzi va insegnato, perché loro, diciamo così, partono da una situazione in cui possono apprendere tutto bene. E quindi precludergli questa possibilità, no? Di avere un gesto di corsa, come vi dicevo prima, in cui si sfrutta tutta la catena muscolare dell'arto inferiore, è importantissimo. D'accordo? Allora, adesso che faremo? Vi farò fare degli allunghi. Chiaramente questo era solo un approccio. Aggiungendo un'altra cosa, che è questa. Fondamentalmente nella corsa, che c'è? Normalmente si avanza in una direzione, ok? Quindi noi col nostro corpo dobbiamo fare tutte delle azioni che sono funzionali alla direzione di avanzamento, okay? Tutto quello che facciamo che disturba la direzione di avanzamento significa rallentamento, significa frenare, no? Voi dovete pensare una cosa, che è questa, che noi comunque quando corriamo, no? A noi ci sembra che andiamo sempre alla stessa velocità, no? Andiamo con le mani alla stessa. Però nel passo di corso c'è una fase in cui freniamo e una fase in cui acceleriamo. Avere una corsa corretta significa diminuire la fase frenante e incrementare la fase accelerazione, quindi diminuire la differenza, no? Di queste variazioni di velocità. Noi quando freniamo? Noi freniamo quando il piede impatta col terreno, no? Che se non avessimo vincoli con il terreno, capite? Non avremmo forze che ci ostacolano, al di là della resistenza dell'aria, della forza di gravità, no? Nel momento in cui noi arriviamo a terra, guardate, arriviamo a terra, già per il fatto che poggiamo i piedi a terra, c'è un momento in cui il corpo si rallenta. Allora, con gli arti inferiori bisogna pensare a quali sono le azioni giuste per non eliminare, che non è possibile, no? Perché anche la fase di ammortizzazione è importante nella corsa, perché nella corsa quando c'è la fase di ammortizzazione la muscolatura viene stirata e si creano le condizioni per la sua successiva contrazione. Quindi un minimo di frenata, un minimo di movimento di ammortizzazione ci deve essere sempre. Però i gesti che noi facciamo possono essere i migliori per far sì che ci sia il giusto equilibrio. Allora, vedete, intanto tutti i movimenti devono essere fatti nella direzione della corsa. Quindi, nel prendere contatto con il suolo, che cosa bisogna fare?
bisogna approcciarsi dall'alto verso il basso e davanti verso il dietro, perché se noi facciamo un movimento relativo nella direzione contraria, chiaramente ci mettiamo nelle migliori condizioni per far avanzare il corpo. Più poggiamo il piede avanti rispetto al baricentro e più la fase di frenata, di ammortizzazione aumenta, perché nel passo di corsa la fase positiva, cioè quando noi produciamo avanzamento, propulsione, impulso, avviene da quando il baricentro è sulla verticale del punto d'appoggio. Quindi vedete, normalmente quando si corre, io poggio qui, questa è tutta fase frenante di ammortizzazione. Quando il baricentro è sulla verticale del punto d'appoggio, inizia la fase in cui io spingo. Quindi che cosa bisogna fare quando si corre? Fondamentalmente bisogna approcciarsi al terreno, intanto prendere contatto di metatarso avampiede, come ho detto, piede a martello, vedete? Metatarso avampiede. Però con un movimento relativo dall'alto verso il basso e davanti verso dietro. Ok? Che si può arrivare anche correndo così, molti ragazzi corrono così, capito? Oppure molti ragazzi corrono così e poggi di piedi molto avanti rispetto al baricentro, no? Per questo è importante la postura che vi dicevo. Quindi fondamentalmente adesso io che vi chiedo di fare? Vi chiedo di farvi una bella camminata, anzi facciamo così, si parte di là. Vi fate un allungo su questo rettilineo, però scaglionati uno dopo l'altro, partite uno ogni 20 metri, ok? Quando uno è 20 metri avanti parte l'altro. Poi vi fate una camminata in quella curva e da lì ripetiamo, ok? Però ricordate queste cose, intanto postura, non schiacciarsi verso il basso, guardare avanti, non guardarsi i piedi, e sentire che si fanno dei movimenti che non vi fanno frenare.